Giovedì 22 ottobre, le classi prima B e seconda F si sono recate in visita all'acquario Acquemundi di Russi. È un centro di ricerca che si occupa di allevamento di pesci, anfibi e rettili. Ha anche uno scopo didattico, in quanto organizza visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado. Osserviamo gli abitanti del mare mimetizzandoci da fotografi provetti. I pesci si rientrarono nelle loro case come se volessero nascondersi da noi ragazzi. Nonostante tutto, noi piccoli fotografi siamo riusciti a riprenderli. A loro piace anche giocare a nascondino tra i meravigliosi fiori del fondale marino. Le murene sembra che ci vogliano mangiare e ci guardano con fare burbero. I draghi di mare sono molto buffi, con le loro branchie che li fanno assomigliare a dei draghetti. Squali ci fissano curiosi. Noi abbiamo potuto toccarli senza spaventarli. La loro pelle è ruvida. In fondo sono dei gran coccoloni e si fanno accarezzare. Wow, che emozione! E con che golosità divorano i pesciolini offerti da Alessandra. Thank you.
La sezione degli anfibi ci ha particolarmente interessato perché abbiamo fatto buffe scoperte su di loro. Le femmine sono più grandi e più vivaci dei maschi. I rospi non hanno la pelle ruvida ma rugosa, come se ricoperta da brufoletti. C'è persino un rospo che, se gli fa il gattino sotto il mento, canta per i suoi ammiratori. Ci sono rane caratterizzate da un incredibile assortimento di colori, che vanno dal blu acceso al rosso, dal giallo al marrone fango e dal verde, con una varietà di disegni quali strisce e macchie. È proprio impossibile non notarle. Molte persone dicono spesso: come sono brutti i serpenti, oppure i rettili sono spaventosi. Invece noi abbiamo scoperto che i rettili sono creature fantastiche ed ognuna ha una storia. I serpenti sono liscissimi e lo abbiamo verificato con Nikita, una serpentella del grano. Non si è spaventata con le nostre urla, anzi si è fatta coccolare da tutti e si è attorcigliata al collo di Alessandra. Osserviamo anche il pitone Elvis con i suoi 2 metri di lunghezza. Non siamo riusciti a fotografarlo mentre divorava un coniglio intero, perché Alessandra ci ha spiegato che mangia una volta ogni 3 settimane. Ma chi ha un'aria molto differente è il camaleonte, che riesce a mimetizzarsi con molta facilità. Guardandoli da vicino, abbiamo visto tanti animali, marini e non, che non conoscevamo. Non eravamo al corrente delle loro abitudini, del loro modo di difendersi e di procurarsi il cibo, del loro modo di sopravvivere ai loro nemici e dell'ambiente in cui vivono e si riproducono. Ma soprattutto, ciò che ha reso questa esperienza coinvolgente è stata la possibilità di viverla con i nostri compagni.